Ragazzi, questa sera alle ore 18 uscirà un video in cui risponderò a qualche vostra domanda. La domanda più frequente è stata: Piazza, facci vedere la tua ragazza. Ci sto. Se questo video dovesse arrivare a 5.000 mi piace, perché lei ragazza è un po' timida, quindi insomma serve un po' di supporto. Vi farò vedere le mie ragazze in un video, risponderemo a un po' di domande, faremo qualche video divertente insieme. E sto progettando di fare qualcosa di molto molto simpatico con lei. Vedremo ragazzi, un pollicione se siete curiosi anche voi, un sacco di voi l'hanno già conosciuta, però siamo cresciuti talmente tanto che magari tantissimi di voi non sanno nemmeno che io, insomma, sia fidanzato. Iscrivetevi al canale con il tasto qui sotto. Non vi preoccupate ragazzi, perché tornerà anche Clash Royale. Sto sviluppando qualche serie interessante, mi serve un po' di tempo. Partiamo con il video, ma prima sigla. Who's the sinner? Would you be the preacher? Would you be my Who's the dun dun dun? I still got a lot of shit. Salve a tutti ragazzi, sono Piaz, bentornati nel mio canale, chiaramente. Grazie mille a tutti quelli che hanno già aperto il video e che hanno già lasciato un pollice in su, perché so che ci siete. Grazie davvero di cuore, perché davvero c'è tanta gente che lo fa, grazie infinite ragazzi. Partiamo subito con un primo attacco, raga. In up il mortaio, perfetto. E abbiamo finito la difesa contraerea, come avete visto, infatti adesso è livello 5. Ho praticamente tutto a livello molto molto alto. Quindi abbiamo già un buon villaggio che potrebbe anche aspirare alle 4.000. Infatti è un po' l'obiettivo di questa piccola serie che sto cercando anche di iniziare con un po' di pazienza. Sviluppo dell'attacco, sempre il classico per adesso. Ovviamente dipende dal villaggio. Non attaccherò solo con i draghi oggi, a meno che davvero non sia strettamente necessario. Ma non credo, purtroppo l'eroe mi va giù. Ma abbiamo spianato la strada, il che è positivo. Posizionami draghi abbastanza larghi, raga, che ci sta come strategia. Ci sta sempre distanti tra loro. Purtroppo quella difesa è ancora su, ma non per molto. Perché abbiamo il target dell'aerea. È un'aerea al 5, quindi non è nemmeno maxata. Quindi va giù senza problemi proprio. Aerea che va giù senza grossi problemi. Ok, dobbiamo riuscire a spianare la strada verso il municipio, raga. Spianandola con tre draghi, ha voglia di tirarlo giù. Tiriamo giù tutto. Teoricamente, con questo drago tiriamo giù il calorifero, che è solamente di livello 1. Con il secondo drago buttiamo giù il municipio e con il terzo percentuale. È la mia strategia. E mi sa che servono tutti e due i draghi. Mi sa che ci serviranno tutti e due. Quindi non lanciamo l'ultimo drago a fare percentuale, ma lo lanciamo per fare il municipio, secondo me. Perché ho forse appelo, appelo. Guardate, raga, mi aveva. Cioè, se avessi lanciato quel drago male, non avrei preso il municipio. Gioco infame, ti ho fottuto. Boom, doppia stella. Magari perdiamo, eh. Però doppia stella, infame. Gioco infame. E anche in sete. Scusate, la smetto. Ragazzi, vittoria 3600 con strega al 12 battute. Addio, strega al 12. Non si fotte con piazze. Neanche con le streghe al 12, raga. Non ce la fate. Villaggio in difesa, raga, spettacolare. Però comunque, ragazzi, le streghe non si usano così. Appena le porto su, ragazzi, vi faccio vedere come si usano. Non è che voglio insegnarvi. Perché comunque a me l'ha spiegato King, che è stato a 5400 coppe. L'ho preso molto bene, ho attaccato anch'io con il suo. Infatti ora le portiamo subito livello 5. Tra un giorno le avremo di livello 5. Ancora è presto per parlare di attacco con le streghe. Almeno livello 8. Almeno 8. 8/10. Perché altrimenti sono davvero troppo 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 scarse. Servirà tantissimo l'Isir. Lo faremo tutti insieme, quindi non è un problema. Dobbiamo pensare a cosa mettere su con l'oro, perché abbiamo un po' di oro da accumulare e abbiamo un muratore, un mastro costruttore ancora libero, quindi dobbiamo pensarci bene. Ragazzi, direi che possiamo attaccare. Il mio eroe si è ripreso alla grande. Ok, villo particolare. Questo, raga, è un villaggio che solitamente non si attacca con i draghi. E noi cosa faremo? Lo attaccheremo con i draghi, perché secondo me ha messo le bombe terra. Quindi, attaccando aereo, non becchiamo tutte le bombe, secondo la mia logica. Se becchiamo le bombe abbiamo perso, raga, eh. Perché è un villaggio antidraghi pieno questo. Quindi, in caso di bombe, è finita. Cioè, vediamo come si procede. Stiamo andando bene, però. L'eroe purtroppo mi si è già schiantato, però. L'ho lanciato male, forse, l'eroe. Cerchiamo di prendere comunque le difese che fanno danno ad aria. Che palle, raga, però. Ma non va giù mai quella. Dai, ma dai, che palle. Ste robe mi danno fastidio, raga. Queste qui sono le piccole cose che mi fanno capire che l'attacco non può andare bene, secondo me.
Infatti siamo al 42, abbiamo finito. Aia, che schianta. Guarda, un'altra, va ragazzi. Contraria morta, difeseria morta. Ovviamente sono rimaste su senza vita, però sono rimaste su, raga. Queste sono le piccole cose, raga, che mi fanno capire che questo attacco non dovete vincerlo. Non parlo di script, non parlo di ste cose, però sono piccoli dettagli che lo capite anche voi senza problemi, raga. Lo capite anche voi senza problemi, cioè non siete stupidi. Comunque ragazzi, vi ricordo che vi lascio in descrizione il link del gioco da scaricare per partecipare al contest. Ovviamente abbiamo perso. È un gioco per PC, seguite le istruzioni qua sotto in descrizione. Scaricate il gioco, scaricate anche la patch e buona fortuna ai vincitori. Ragazzi, mi ha failato la registrazione. Ho perso qualche attacco, ma ne ho vinto uno. Perché come avete visto ragazzi, lì ho un'ascia in più. Quindi vuol dire che ho vinto un attacco. Mi ha failato un fail, una vita. Mi ha failato mezzo video, infatti mi sa che devo rifarlo. E vabbè, fa lo stesso. Recuperiamo da qua. 3500. Mi spiace un po' aver perso. Mi ha proprio failato la registrazione, raga. Abbiamo anche vinto un attacco che non vi posso far vedere perché l'ho fatto. Vabbè, mi spiace un po'. Cerchiamo in qualche modo, ragazzi, di recuperare cercando di fare un attacco vincente. Partiamo, raga. Speriamo in bene. Vi ricordo ancora ragazzi, bel villo questo, bel villo per noi. Che appunto in descrizione c'è il link del gioco, è un gioco per computer. Seguite in descrizione, scriverò tutte le istruzioni per scaricare il gioco. Ci sono in palio 7000 gemme. Quindi ragazzi, per 10 di voi, quindi tanta roba. Io forse vi parteciperei, se non volete partecipare, non partecipate, non è un problema. Nessuno vi obbliga, è un regalo che vi stanno facendo gli sviluppatori del gioco, raga. E io sto aiutando loro a pubblicizzare il gioco. Però in paio ci sono tante gemme, quindi come volete voi. Perché altrimenti, piazza, ma io non voglio farlo, perché dovrei farlo. Non siete obbligati, raga, io vi voglio fare un regalo. Se non volete, nessuno vi obbliga, potete non farlo senza problemi. Ok. Ok, qui è stato un attacco abbastanza facile, secondo me questo qui lo apriamo bene. Vi dico ragazzi che è un gioco per PC, perché tanti di voi in live hanno avuto un po' di problemi nello scaricarlo. Lo scaricate, raga, chi riesce, riesce, chi non riesce, tranquilli. Arriverà un contest anche per Android e per iOS a breve. Ok, attacco un altro. Se va giù la difesa aerea, raga, lo spacchiamo, 71. Va giù anche la Tesla. Va giù anche la Tesla. Ale, doppia stella piena, distruzione totale. Minimo, minimo 83. Minimo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo a parlare. Perché questo draghetto. Ok, vabbè, 83 doppia stella fatto, abbastanza facile. Possiamo lanciare l'ultimo draghetto a fare percentuale. Proviamo. Verso l'arciere, ma mi sa che è un suicidio. Mi ci provo, raga. Perché se dovesse andare giù l'arciere, la percentuale si alza. Perché dopo si può. Esatto. Vabbè, va bene lo stesso. Ha fatto un buonissimo attacco. È stato un buonissimo attacco. E vittoria 3555. Ancora Stregal 12. Ancora fail. Non si fotte con Piaz 2.0, raga. Incredibile. Non si fotte con Piaz. Davvero, raga. Con le Stregal 12 non dovete attaccarmi perché vi schiantate. Non mi attaccate. Raga, possiamo fare o il cannone al 12, ah sì, all'8000 piazza, al 6, oppure non so, io opterei quasi quasi per fare la macchina da guerra, perché non, cioè, per, scusatemi, per fare il deposito, così dopo potrò fare la macchina da guerra. Penso sia la cosa più intelligente, impiega 10 ore, tanto non posso fare la macchina da guerra, sennò quindi prima o poi devo ampliare questo deposito, lo ampliamo adesso, impiega 10 ore, sono pochissime, già nel video di domani sarà già finito. Quindi potremo cominciare piano piano a farmare un po' di risorse per fare la macchina da guerra all'8. E ragazzi, con la macchina da guerra all'8 diciamo che abbiamo già un passo verso quella al 10. E direi ragazzi, con la macchina da guerra al 10 si può tranquillamente arrivare a 4000, tranquillamente. E lì la scalata comincia a prendere una forma abbastanza concreta e non vedo l'ora ragazzi, davvero. Raga, direi che vi regalo un ultimo attacco. Ultimo attacco, giusto per vedere un po' come va la situazione. Ok, questo non draghi. Non draghi perché? Punto primo, spacca tutto entrambi dalla parte opposta del villaggio. Punto secondo, due arcieri a livello 6 bassi. Questo vuol dire che vi distrugge i draghi. Apriamo bene, da doppio lato, sempre da doppio lato aprite, raga, sempre sempre. Ok, prima bomba gigante, ali. Seconda bomba gigante con un barbaro. Perfetto, raga, bombe giganti partite. Molto, molto, molto bene. Perché la messa lì le bombe giganti? Me lo spiega, però questo qua, ragazzi, ne prendo un sacco. Tantissima, tantissima percentuale esterna, troppa, ragazzi. Troppa, troppa percentuale esterna. Sto già al 50, c'ho ancora 30 barbari quasi. E l'eroe full vita.
Non è una buona disposizione, raga, non la usate. No, magari perdo, magari perdo, alt. Però non la usate, perché siamo dentro il villo e comunque gli facciamo una percentuale altissima e la vittoria è alle porte. Magari perdiamo, ripeto, però non la usate, raga, non la copiate questa, perché assolutamente qua, ragazzi, ha rischiato un tristellamento, ha rischiato un tristellamento, perché qua adesso va giù il mio eroe, ma di poco, comunque il suo spaccatutto, raga, non ha quasi più vita. Quindi comunque, ah, guarda che culo. Cioè 77-2 è una percentuale con la quale solitamente si vince. Speriamo in bene. Vittoria 3600. Ancora streghe al 12. Non ci credo, raga. Stiamo vincendo tutti gli attacchi con le streghe al 12. Difesa perfetta. Siamo a 3600, che non sono affatto male. In top Italia ancora siamo distanti, perché la top è 3930. Madonna quanto si è alzata. Madonna quanto si è alzata, raga. Io comunque direi che stiamo andando abbastanza bene. Sono contento e continuiamo la scalata, ragazzi. Raga, ovviamente quando finisco di staccare il video, perché stavo per chiudere, 3650. Ok, raga, ogni volta che stacco della registrazione le vinco tutte. Quando registro le perdo, anche se oggi è andata abbastanza bene. 3650 coppe insieme a voi, ragazzi. Meno 50 dal record. La piazza è tutto, un saluto ragazzi e ciao!